C'è preoccupazione per il destino del punto vaccinale al Codma di Rosciano a Fano. Ieri, dopo alcune indiscrezioni, Forza Italia aveva lanciato l'allarme del possibile trasferimento dell'hub in Viale Europa a Marotta a causa della mancanza di volontari, i quali per ben 8 mesi hanno garantito gratuitamente assistenza alla popolazione. Infatti, fino al 1° settembre scorso, sia il CB Club Mattei che una 70ina di associazioni e gruppi comunali della provincia di Pesaro Urbino hanno gestito le file e gli ingressi dei cittadini per evitare assembramenti all'interno della struttura. Un servizio che oggi viene a mancare provocando disagio ai cittadini, ma che d'altra parte non viene più svolto perché senza un rimborso. Ad intervenire oggi è l'assessore regionale Stefano Aguzzi, che fa subito una distinzione, quella tra i gruppi di protezione civile e le associazioni di volontariato, perché i primi agiscono su indicazioni delle regioni o dello Stato in caso di emergenze. A Fano c'è il gruppo di protezione civile, che è una cosa, e poi c'è il CB Mattei e altri gruppi di volontariato che sono un'altra cosa. Quindi in questo momento, di fronte ai gruppi vaccinali, ai centri vaccinali, non c'è la protezione civile, perché la protezione civile, a causa di questo prolungarsi dell'emergenza, ha terminato ormai da tempo il monte ore che ogni volontario può dare durante l'anno, che fuori da quel monte ore non sarebbero coperti da assicurazioni e quant'altro. Quindi in questo momento, di fronte al centro vaccinale di Fano, ci sono i gruppi di volontariato che ovviamente dovrebbero almeno essere ristorati in parte di quelle che sono le spese anche per gli spostamenti dei singoli volontari, perché se si fa un servizio per protezione civile si utilizzano i mezzi della protezione civile, se si fanno servizi per il volontariato si usano i mezzi privati, e allora non è giusto che una persona che già svolge un'attività di volontariato usufruisca per mesi e mesi e mesi del proprio mezzo senza avere un minimo di ristoro. È una situazione da risolvere, ha proseguito l'assessore, e la regione, ha precisato, ogni anno mette a disposizione dei ristori. Nell'ultima giunta, infatti, in sede di assestamento di bilancio, Aguzzi ha fatto inserire 500.000 euro a favore dei gruppi di volontariato di tutte le Marche. Ma questi soldi non possono essere utilizzati puntualmente per un singolo servizio di un singolo gruppo, perché sarebbe ingiusto verso tutti gli altri gruppi che operano magari in altre situazioni, in altri momenti. Quindi al di là di questi 500.000 euro che comunque arriveranno ai gruppi di volontariato, diciamo qualcosa, domani c'è una riunione a Fano in comune dove il sindaco Seri ha convocato i sindaci del territorio, parteciperà anche la protezione civile regionale o comunque un rappresentante, diciamo, che possa capire meglio come affrontare questa situazione, e per capire se ci sono le condizioni di ristorare in parte delle spese ai quali sono sottoposti giornalmente i volontari e poter continuare nelle prossime settimane questo tipo di servizio e mantenere a Fano il centro vaccinale, come è giusto che sia. Purtroppo è poco funzionale, soprattutto nei periodi invernali o quando c'è maltempo, perché di fatto non ha una struttura coperta all'esterno. Le persone devono rimanere in auto, fare la fila, perché ha pochi spazi all'interno. Questo è un po' un problema, però il COTMA è assolutamente centrale per quel che riguarda invece il territorio, ci sono i parcheggi, tutti lo conoscono. Spostarlo secondo me sarebbe un errore, dobbiamo fare di tutto per mantenerlo attivo lì.